Un saluto cari amici XM Hardware, sono tornato con un nuovo video dopo qualche periodo di assenza a causa lavoro, quello vero. Torniamo a parlare di schede madri. Oggi guardiamo la MSI MEG X570 Ace OACE, una scheda madre rivolta a coloro che non vogliono compromessi per quanto riguarda le performance su piattaforma AMD. Infatti questa scheda madre è rivolta a processori AMD Ryzen della nuova serie 3000, supporterà anche il 3950X in uscita tra pochi giorni. Una scheda madre che costa 388 euro, acquistabile su Amazon in questo preciso momento, e che dà uno sguardo particolare anche all'overclock. Infatti ha un paio di chicche interessanti per coloro che effettuano questa pratica. Andiamo a vedere subito com'è la confezione che contiene la scheda madre, qual è il bundle e le caratteristiche tecniche di questa mainboard in accoppiata anche a quelle che sono ovviamente le performance. La confezione, come potete vedere, è ricca di informazioni. Sulla parte frontale abbiamo un'immagine della scheda madre e alcune informazioni relative a quelle che sono alcune delle feature più interessanti. Sul retro troviamo assolutamente tutte le informazioni nel dettaglio, con caratteristiche tecniche e quelle che sono le tecnologie che include. All'interno della confezione troviamo ovviamente la scheda madre, un manuale di utente rapido, troviamo una busta contenente l'antenna Wi-Fi 6 con il suo supporto, tutti i cavi di collegamento SATA e quant'altro. Ma andiamo a vedere più da vicino quella che è la scheda madre in sé, una scheda madre di formato ATX con un layout completamente nero con inserti gold che rendono piacevole alla vista la scheda madre. Per quanto riguarda i LED, vi dico subito che sono presenti, ma soltanto nella parte relativa a quella zona vicino a LED sync, dove c'è lo shield posteriore, quindi la mascherina posteriore. Ci sono delle strisce LED, delle illuminazioni LED all'interno di quella parte, e poi tutto il resto della scheda madre è sprovvisto di LED. Quindi ovviamente utilizzando il Mystic Light e Dragon Center possiamo andare a modificare quelli che sono i giochi di luce relativi a questa parte della scheda madre. Diamo subito un occhio a quelle che sono le connessioni sul retro, prima di parlare poi effettivamente di quelle che sono le caratteristiche tecniche della scheda madre. Sul retro della scheda madre troviamo un bottone per il reset del BIOS, un bottone per flashare il BIOS tramite chiavetta USB, il connettore per l'antenna Wi-Fi Bluetooth in dotazione all'interno della confezione, un connettore PS2, due porte USB 2.0, due porte USB 3.2 di prima generazione, una porta LAN RJ45 da 2.5 gigabit, una porta LAN RJ45 da 1 gigabit, una porta USB 3.2 di seconda generazione di tipo A e tre porte USB 3.2 di tipo C. Ovviamente non mancano i connettori per quanto riguarda l'audio. Una scheda madre che, come dicevo prima, strizza l'occhio ovviamente alle performance e all'overclock. Il processore infatti Ryzen è alimentato da ben 15 fasi, 12 più 2 più 1, fasi che prendono energia dal connettore 8 pin più 4 pin presente nella parte alta della scheda madre. Per quanto riguarda la RAM, abbiamo 4 slot di RAM DDR4 con supporto fino a 4600 MHz in overclock, quindi possiamo stare tranquilli per quanto riguarda la RAM e il relativo overclock. Parliamo un secondo dei PCI Express. Abbiamo ben 3 PCI Express 16 per, con anche l'impossibilità di piegare, quindi con l'anti-bending per quanto riguarda le schede video, essendo appunto gli slot in metallo. Abbiamo altri 2 slot PCI Express 1 per e uno slot PCI Express 4 per. Come possiamo vedere, questa scheda madre è dotata di ben 3 slot
per SSD di tipo M2, NVMe, PCI Express 4.0. Ovviamente stiamo parlando sempre di PCI Express 4.0, in quanto questa scheda madre è dotata di appunto chipset X570 e quindi supporta pienamente il PCI Express 4.0. Guardiamo un secondo quello che è il lato di raffreddamento di questa scheda madre. Abbiamo, e si notano, due heat sink nella parte relativa al raffreddamento dei MOSFET e delle linee di alimentazione del processore, due heat sink in metallo collegati tra loro da un heat pipe, che passa appunto per i due heat sink e arriva direttamente alla ventola di raffreddamento attiva che è presente sul chipset X570, ventola con tecnologia Froser, che è la tecnologia che utilizza MSI ormai da anni sui suoi prodotti, che siano schede madre oppure schede video. Sulla parte bassa della scheda madre trova invece posto uno strumento per effettuare l'overclock in maniera manuale ma anche automatica, tra virgolette manuale perché siete voi a decidere come impostarlo, e automatica perché poi il sistema ovviamente a giostrare quello che è l'overclock. Abbiamo infatti un trimmer numerato da 0 a 11 che ci permette di selezionare quello che è il livello dell'overclock che vogliamo applicare sul processore con sbalzi di 50 MHz di frequenza tra un click e l'altro. A fianco adesso troviamo un tasto per l'accensione del sistema e un bottone di reset, che a mio avviso sono sempre super comodi, soprattutto per quanto appunto si fa l'overclock e bisogna riavviare, accendere, spegnere il sistema, e magari abbiamo un banchetto e non abbiamo un case con il tastino collegato. Per quanto riguarda invece l'audio, abbiamo appunto un audio HD Audio Boost di MSI che ci consente di godere a pieno dei contenuti multimediali e degli effetti audio senza dover rimpiangere schede audio dedicate e cose del genere. Andiamo un secondo a parlare di overclock prima di parlare delle performance che, come appunto vedremo, sono nella norma per quanto riguarda appunto questi tipi di prodotti. Parliamo di overclock. Ho detto che appunto questa scheda madre è dotata di questo trimmer. L'overclock è ovviamente effettuabile tramite questa operazione oppure tramite il BIOS che ovviamente UEFI BIOS, consultabile in due modalità, le Z-Mode e l'Advanced. Nelle Z-Mode abbiamo tutte le informazioni relative alla frequenza che stiamo utilizzando, abbiamo la possibilità di cambiare il boot e quant'altro. Parte molto molto fatta bene quella della gestione delle ventole per quanto riguarda appunto la velocità, con una curva automatica oppure la possibilità di impostare manualmente quelle che è la velocità della ventola in base alle temperature, al carico, come volete voi. E ovviamente la parte più interessante è data dalla modalità Advanced, che ci sblocca tutti i sottomenu, in particolar modo quello dell'overclock, menu che contiene tutti quelli che sono i parametri per poter andare a operare sulla frequenza del processore, sulla frequenza del RAM, sui timings delle RAM e sui voltaggi. Noi abbiamo provato a effettuare l'overclock in tre maniere diverse. In primis utilizzando appunto questo trimmer, che può essere utilizzato appunto su scheda madre direttamente oppure bypassato da il suo clone, il suo alias presente appunto nel BIOS nella parte alta a sinistra. Abbiamo appunto questo trimmer che va a bypassare quello della, quello fisico della scheda madre, sono praticamente la stessa cosa. Abbiamo provato ad aumentarlo e vedere quali erano le performance e quali erano le frequenze che la scheda madre raggiungeva, e soprattutto anche se ci chiudeva dei test, la sua stabilità. Allora, siamo riusciti ad arrivare al numero 8 su 11, numero 8 che equivale a 4350 MHz. Subito dopo il numero 8, il numero 10, il 4400 MHz, non ci ha fatto chiudere il test. Siamo riusciti a entrare dentro Windows, ma non abbiamo avuto la possibilità di completare neanche un Cinebench. Invece il numero 8 a 4350 MHz ci ha fatto chiudere il Cinebench. Abbiamo però notato che il sistema è piuttosto instabile, soprattutto
perché le temperature registrate sono schizzate a 90 gradi. Noi abbiamo utilizzato come sistema di raffreddamento un Antec Mercury RGB da 360 mm che in teoria consente appunto di raffreddare in maniera più che decente un processore anche in overclock. In questo caso appunto, ma anche con altre piattaforme, abbiamo notato che su questa frequenza si raggiungono temperature, scusate, molto molto elevate. 90 gradi sono assolutamente fuori dalla norma, non conviene assolutamente utilizzare un prodotto a queste temperature. E soprattutto il voltaggio, perché ovviamente gestendo automaticamente questa soluzione, un voltaggio molto elevato a 1.48 volt è assolutamente fuori dalla norma, ed è proprio per questo che la temperatura schizza a 90 gradi. Abbiamo invece provato ad overclockare anche il sistema in maniera manuale, andando a modificare quello che è il moltiplicatore del processore, e ovviamente mantenendo la RAM sempre sugli stessi livelli, quindi a 3200 MHz come indicato da AMD per quanto riguarda il supporto ufficiale. Quant'altro si possono ovviamente overclockare, però noi l'abbiamo tenuto così. Cosa ci consente di fare un overclock manuale in questo caso? Di andare soprattutto a modificare il parametro del voltaggio, quindi abbiamo cercato di mantenere una frequenza elevata ovviamente su tutti e quanti i core, perché questa è la cosa ovviamente più furba, cioè il nostro obiettivo, con un voltaggio più basso, perché già di default 1.46 volt è veramente un'eresia. Abbiamo provato a stare più bassi e anche in questo caso siamo riusciti a chiudere i bench a 4350 MHz con un voltaggio anche qui a 1.48, se non mi ricordo male. Adesso vedrete l'immagine in sovraimpressione dei test che abbiamo effettuato, e quindi anche in questo caso la temperatura è schizzata a 83 gradi e per quanto ci riguarda è abbastanza elevata, e anche in questo caso le performance abbiamo visto che non si discostavano molto dalla soluzione automatica. Morale della favola, la cosa migliore da fare sotto il punto di vista dell'overclock per quanto riguarda AMD con questa piattaforma, ma è la stessa cosa che abbiamo visto con le altre piattaforme anche della concorrenza, è lasciare il PBO attivo, ovvero questa scheda madre ci dà la possibilità di attivare il PBO, e in modalità Enhanced 3 la scheda praticamente mantiene il boost che utilizza solitamente il processore per più tempo, quindi lo mantiene più a lungo, e questo praticamente si tramuta in un overclock automatico, perché il processore, nel nostro caso un 3700X, ha un boost che arriva a 4.4 GHz per quanto riguarda un core soltanto, e gli altri a seguire sui 4.3, 4.3.25, 4.3.50 giù di lì, con un piccolo sfalsamento tra un core e l'altro. Questa funzione ci consente di mantenere questo livello per più a lungo, e quindi automaticamente si traduce in overclock. Ovviamente AMD, come già detto, come sappiamo tutti, dice di puntare all'Infinity Fabric per quanto riguarda l'overclock, quindi le RAM e il rapporto di frequenza tra RAM e sistema, e quindi di lasciare un po' perdere quello che è l'overclock del processore stesso, perché sono già tirati al limite. Noi abbiamo rilevato praticamente delle performance assimilabili a quelle dell'overclock manuale e automatico tramite il trimmer abilitando il PBO, con delle temperature molto più basse, quindi intorno ai 60-65 gradi, che sinceramente sono tutt'altra cosa. Parliamo un secondo invece di performance. Come già accennato, le performance sono assolutamente in linea con quanto visto da altre piattaforme con X570. Abbiamo testato per esempio delle
delle Asus in passato, trovate ovviamente tutti i link nel nostro canale, e le performance di questa MEG X570 Asse sono assolutamente comparabili, sono praticamente identiche a quelle delle altre schede. Dunque, consiglio l'acquisto di questa scheda madre? Sì, lo consiglio. Perché? Perché anche parlando della concorrenza, noi abbiamo guardato la Crosshair Formula, che però ha un prezzo più elevato, abbiamo guardato la Strix, che rimane a un prezzo più basso, però ha qualcosina in meno rispetto a questa soluzione. Ad esempio ha solo due porte slot M2 per gli SSD, questa qui ne abbiamo tre, abbiamo i tasti di accensione e di reset della scheda madre fisici sulla scheda madre, cosa che su quella soluzione non c'è, abbiamo la possibilità di overclockare tramite trimmer, cosa che sulle altre soluzioni non ci sono. Ovviamente noi abbiamo testato con questo sistema e con questo dissipatore, magari voi avete un azoto o avete cose particolarmente più efficaci rispetto all'Antec Mercury, e quindi magari riuscite a mantenere un overclock stabile a frequenze più elevate. È una scheda madre che è rivolta ai videogiocatori, è rivolta a coloro che non vogliono compromessi per quanto riguarda le performance e la possibilità di installazione di periferiche e quant'altro. Abbiamo due porte di rete, di cui una 2.5 gigabit, abbiamo il Wi-Fi 6, abbiamo veramente un sacco di roba. Se vogliamo un sistema senza compromessi, per 388-400 euro questa scheda madre può assolutamente fare al caso vostro. Quindi, per quanto riguarda questa video recensione è tutto, seguiteci su Instagram, adesso torneremo attivi più che mai, seguiteci sul canale di YouTube. Per quanto riguarda appunto questa recensione è tutto, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware un saluto, ciao, a presto.